è il nostro lavoretto. Può essere decorato come si vuole. È fatto di bastoncini di legno. Ed è molto colorato. Venite questo sabato per farlo insieme a noi. Ciao bambini! Siete pronti a fare i pomponi insieme a noi? Tutto quello che ci serve sarà un gomitolo di lana del colore che vi piace e un paio di forbici. Il procedimento è molto semplice. Basta arrotolare attorno alla mano il nostro filo di lana, in un modo ovviamente non troppo stretto. Mi raccomando, più volte lo arrotolate, meglio il pompon viene. Una volta finito, togliamo il filo che abbiamo arrotolato dalla nostra mano e tagliamo il filetto in eccesso. Dopo leghiamo il nostro gomitolo al centro con uno o due nodi molto stretti in modo che non si sleghi facilmente. Una volta fatto, togliamo di nuovo il filo in eccesso e iniziamo a dare forma al nostro pompon, tagliando le estremità che abbiamo creato. Successivamente apriamo il pompon e togliamo tutti i filetti che ci danno fastidio oppure le piccole imperfezioni. E il nostro fantastico pompon è pronto per essere utilizzato per dare spazio alla fantasia. Ovviamente con i pompon possiamo fare tutto ciò che più vi piace, come portachiavi, orecchini, ciabatte, collane e tappeti. Vi aspettiamo in tanti, mi raccomando. Ciao! Una maglia, delle tempere, dei pennelli e delle forbici. La vostra borsa. Ed ecco come modificare un'altra maglietta. Ciao, questi sono i lavoretti che abbiamo pensato per voi. Sono degli ottimi segnaposti. La parca può essere anche usata per legare in acqua. Se vi va, venite a farli insieme a noi!